occasione per gli ospiti con questo calcio d'angolo, la conclusione di Pera ribattuta in corner nuovamente, la girata al volo e la deviazione di Ginestra. Ospiti in vantaggio al quinto minuto, Pera per Settembrini completamente dimenticato sul secondo palo, Mike Miniati scala in ritardo, Mancini lascia completamente isolato sul secondo palo il numero 7 che non ha difficoltà a piazzare col piattone il pallone in fondo al sacco, assist di Settembrini, in ritardo Mancini, Mike Miniati fa gol. Al quinto minuto, Salernitana colpita che prova a riorganizzarsi, a riorganizzare le idee, a proporsi in attacco con continuità. Ginestra girata al volo con il sinistro, troppo debole e comunque a lato. Troppi lanci lunghi, la Salernitana si disunisce in qualche circostanza. Qui Luciani va al cross, pallone che termina direttamente sul fondo. Sbaglia la misura del traversone, il numero 2 Granata, che comunque sarà uno dei migliori alla fine, anche da centrale nel finale di partita. Rivediamo ancora il cross, colpisce il pallone con l'esterno e la sfera termina direttamente oltre la linea di fondo. Mancini, cambio di gioco illuminante per Matteo Guazzo che cerca la battuta di prima intenzione. Colpisce il pallone Guazzo che ha cercato la rete in acrobazia di pregevole fattura, ma la sfera termina alta sopra la traversa ad ogni... e c'è una conclusione di Mancini ribattuta da Passiglia in calcio d'angolo. Mancini sicuramente uno dei migliori nel corso del primo tempo. Sfera per Munar, Guazzo, la deviazione per Ginestra che in posizione irregolare calcia a rete. Menegatti riesce a salvarsi sulla conclusione del Cobra che ad ogni modo era in offside. Poi calcio di punizione affidato al mancino di Piva. Pallone al centro, Ginestra anticipa ancora Panariello ma non trova la porta. Incursione sulla destra di Montervino, pallone per Guazzo che riesce ad avere ragione di Salvatori nel duello aereo, ma il bomber di Alessandria ancora una volta non trova la porta. Nel finale di tempo Pera rientra sul destro, vediamo il secondo tempo. Salernitana che parte all'arrembaggio con Molinari, la sua girata termina al lato, poi un'opportunità per gli ospiti con Pera, destro che si abbassa improvvisamente ma la mira fortunatamente è imprecisa. Munar, calcio d'angolo al centro, Ginestra e Molinari per poco non obbligano Salvatori a fare autogol. Avanza e conclude a rete Capua, questo Perrone avanza Molinari a centrocampo e la Salernitana pareggia i conti al 35esimo minuto con questo Eurogol di Ciro Ginestra, uno dei più belli tra i suoi 17 gol in maglia granata. Cross dalla destra del nuovo entrato Capua, bello teso, Ginestra con una girata che da sola vale il prezzo del biglietto, trova il modo di battere Menegatti e di siglare così la rete che fissa il punteggio sull'1-1 definitivo.